Da quando raccolgo plastica in spiaggia mi capita di trovare di tanto in tanto le radiosonde meteorologiche. All'esterno sono fatte in polistirolo ed il circuito e i sensori sono alimentati da due pile stilo. Agganciate ad un filo vengono portate in quasi 2 ore fino a 30 km di altezza, grazie ad un grande pallone in lattice di 2 metri di diametro. Durante questo breve viaggio, la radiosonda dotata di un GPS trasmette in diretta lungo la colonna d'aria informazioni come temperatura, umidità e pressione. Informazioni preziose per le previsioni meteo e la sicurezza dei voli. Raggiunta la quota massima, il pallone esplode e si apre un piccolo paracadute. Grazie ad un codice, spesso si riesce a ricostruire l'intero percorso. Questa radiosonda, per esempio, è caduta al largo di alcune isole greche, distanti ben 1200 km da dove è stata raccolta. Ma è molto probabile che abbia fatto un percorso più lungo. In tutto il mondo ci sono circa 1 migliaio di stazioni di lancio, anche se non tutte attive, e tutti i giorni, per 2 volte al giorno, lanciano un pallone sonda.